a tutte ragazze, benvenuto alla nuova puntata di Facile e Veloce Opinioni. Oggi volevo fare mi preparo con voi perché stamattina ho purificato la pelle pulendola del tutto. Devo dire che mi sto assolutamente innamorando dell'acqua termale di Vichy, del detergente acqua termale della Vichy, però volevo ricominciare a truccarmi e lo volevo fare con voi. Innanzitutto sistemiamo le sopracciglia, ma è anche una scusa per fare qualcosa un po' di divertente anche. Sempre la mia solita. Matita Collistar, che secondo me è una delle migliori che io ho mai provato, perché ragazzi, ho provato l'estilo, quella della MAC era un po' troppo. Era un po' troppo scura per i miei gusti. Ecco, è venuto il momento di andarmi a rifare le sopracciglia. Me ne rendo conto, ragazzi. Andiamo a mettere questa base levigante verde antirossori della Corfo. Io questa la stendo proprio. Ragazzi, che sia levigante è levigante, che levi i rossori non ve lo posso garantire, anche se appunto il pigmento verde dovrebbe essere adatto a questo, le discromie. Dopodiché mettiamo questo primer occhi fissatore lunga durata della Collistar. Per gli occhi. Ecco, lo sto testando con voi, eh. Anche questo si dovrebbe uniformare alla palpebra. Intanto lo lasciamo asciugare e mettiamo il copriocchiaie, sempre quello della Corfo. Questo albicocca che è diventato in assoluto il mio preferito. Nel frattempo si asciuga il primer occhi. Lo metto qui proprio puntellinando proprio dove iniziano le borse, tampono con questa spugnetta. Già vedete che sono assolutamente più schiarite. Va bene, iniziamo ora mettendo il Cure Makeup Creamy Foundation della Corfe. Ne basta pochissimo, infatti proprio puccio un pochino la spugnetta.
e comincio a stendere. Il colore è un pochino più calmato. Io lo stendo anche nel collo in caso appunto ci siano delle lievi discromie, perché il colore perfetto, sapete, non del tutto perfetto non esiste. Direi che andiamo bene e iniziamo da un lieve. Facciamo contouring oppure direttamente gli occhi? Facciamo gli occhi prima. Innanzitutto userò questo color bronzo oro nella palpebra mobile, questo della Puro Bio. Vi saprò dire se il trucco agli occhi dura, eh? Anzitutto qua è diventato molto cremoso senza fare fallout. E questa è già un'ottima cosa. Perché questo tipo di ombretti un po' di fallout lo fa, ve lo dico subito. Sono biologici, senza parabeni, senza siliconi, però siamo sempre lì. Uso questo viola di qua e poi intensifico con questo melanzana. Allora, questo raccontarvi di me, approfitto per l'appunto di questo momento di trucco per raccontarvi di me. È un momento molto intenso in quanto devo prendere un po' delle decisioni sulla mia vita che ho sempre procrastinato, nel senso che comunque non sono decisioni sul mio matrimonio perché va bene. Però diciamo più che altro su cose che riguardano me come persona. Il fatto che se voglio investire in determinate cose devo metterci costanza, devo finalmente impegnarmi definitivamente su un progetto, cosa che non faccio assolutamente mai. E ora sto intensificando. Come ben vedete, è proprio l'angolo interno dell'occhio, no, l'angolo esterno, sto intensificandolo. Devo dire, sta venendo bene. Col melanzana.
metto un altro poco. Quindi sono in una fase in cui devo dire a me stessa: sei capace di realizzarti come persona, l'hai sempre sognato, fallo, direttamente fallo. Rima interna nell'occhio, metto questa matita viola della Corfu, che per appunto sta finendo. Quindi da una parte a livello proprio di matrimonio, di autonomia, ho realizzato i miei obiettivi. Allora, facciamo una lieve codina, proprio lieve, lieve, lieve codina. Ecco qua. Questo trucco mi è piaciuto tantissimo quest'inverno e lo sto per l'appunto riproponendo. Ora, visto gli occhi, iniziamo, fatti gli occhi, iniziamo a fare un po' di contouring nel viso. Con questa terra della Guerlain, la mia solita, io ho solo questa. Qua gli zigomi. E poi passiamo al brush, che è quello della Clinique, il cui colore veramente mi ha fatto impazzire. È un colore estivo, ma io lo uso anche ora perché i pescati mi stanno benissimo. Proprio un passaggio così. Quindi questo mi rende agitata, infatti non so se vi capita che quando avete in testa un pensiero riguardo al dover fare una scelta nella vita, o scegli di fare semplicemente la casalinga, o scegli di professionalizzarti, come sempre detto, millantato, eccetera, eccetera. Poi fai i sogni più strani del mondo e io però sto facendo i sogni più strani del mondo. Metto questo liquid duo della Kiko, la nuova versione nude. Aspettate che cerco di dirvi pure il numero, se ovviamente lo trovo. Ah, i 120, i 120. Me l'ha regalato mia madre in quanto lei se l'era comprato. Aspettate che evidenzio l'arco di Cupido.
non se l'era mai messo perché non le stava assolutamente bene. Ora aspetto che si asciughi. Nel frattempo metto questo mascara della Dior color viola, la Dior Show Iconic viola. Ed è un viola scuro melanzana. Devo dire che anche questo mascara mi è piaciuto tantissimo. Guardate, guardate come fa le ciglia. Non rilascia troppo prodotto, è qualcosa di divino. Tanto si sta asciugando questo rossetto. Guardate, vi faccio solo vedere come sono venute le ciglia. Ma qualcosa di stupendo. Il trucco mi pare sia venuto bene. Mi piacciono i colori che ho utilizzato. Si confà a questo tono viola perché ho scelto questo trucco appunto per questo. Spero che vi sia piaciuto. Se vi piace, mettete pollici in su. Iscrivetevi al mio canale. Da Manuela, facile e veloce opinioni. Un bacio e alla prossima!